Che cosa vuol fare questo imprenditore? Attraverso questa, diciamo, c'è uno studio, diverse tesi di laurea, no? In parte fatte con l'Università di Parma per quanto riguarda la parte agricola, in parte con il Politecnico di Milano per quanto riguarda la parte energetica. Lui vuole costruire a sue spese, senza, diciamo, sin nessun intervento di denaro pubblico, un insediamento umano per 200 persone, 60 famiglie, con l'obiettivo di avere impronta ecologica 1. Già questo concetto di impronta ecologica 1 non è un concetto che i frati del primo e secondo millennio avessero, no? Per dire che non c'è mai una riproposizione tal quale delle cose, no? L'impronta ecologica 1 che lui vuole raggiungere. Devo fare lo salto sull'impronta ecologica 1 brevemente. Allora, tutto è, diciamo, è uno studio fatto da un istituto americano, diciamo, siamo a Carmagno, cioè si prende, diciamo, la totalità della superficie bioriproduttiva della Terra, cioè non tutta la superficie della Terra è bioriproduttiva, ma in cima animale non si riproduce per niente, però la capacità bioriproduttiva sia della Terra che degli oceani, dei mari, si divide per il numero degli abitanti della Terra e si vede quant'è la parte di terra che spetterebbe a ciascuno per ricavare tutto quello che gli serve per vivere e per assorbire, metabolizzare le sue emissioni, sostanzialmente la CO2, l'anidride carbonica, quindi la fotosintesi clorofilliana. Attualmente, diciamo, la parte che spetta a ogni cittadino del mondo è 1,8 ettaro. E noi in questo momento siamo nella situazione di consumare una quantità di risorse riproducibili prima che la Terra riproduce nel corso di un anno, prima della fine dell'anno. Attualmente, il giorno in cui tutta l'umanità ha consumato le risorse che la Terra riproduce nel corso di un anno è il 15 agosto. Sì. Siamo già messi male, 10 anni fa era il 15 settembre, 20 anni fa era il 15 ottobre, cioè c'è una cosa che va avanti. E questo è un aspetto soltanto, cioè è chiaro che se tu consumi più di quello che la Terra riproduce nel corso di un anno, non c'è futuro. Attualmente l'anno qualcosa ci vorrebbe un pianeta e mezzo per soddisfare, ma questo avviene in maniera molto ingiusta, perché non tutta l'umanità consuma la stessa quantità di cose. Ci sarà una parte dell'umanità che consuma meno di quello che gli spetterebbe, perché ci sarà un'altra parte dell'umanità che ne consuma di più. Che se tutto il mondo consumasse come l'Italia, come gli italiani, mi pare che ci vorrebbero 2 pianeti e mezzo o 3. Se consumasse come gli Stati Uniti, ci vorrebbero 6 pianeti. Quindi questi qui sono, diciamo, i rapporti. Ma un conto è prendere quello che serve per l'alimentazione, e un conto è anche far assorbire, cioè tutta la vita è assorbire, diciamo, l'ossigeno ed emettere l'anidride carbonica. Quindi l'unico processo biochimico che fa il contrario, che emette l'ossigeno, assorbe l'anidride carbonica, fotosintesi clorofilliana, quindi bisognerebbe fare in maniera prima di non avere emissioni non metabolizzabili da fotosintesi clorofilliana, non avere emissioni non biodegradabili e avere una quantità di emissioni che sono metabolizzabili, diciamo, dalla vegetazione presente in 1,8 per ogni persona. Allora, l'obiettivo è questo, cioè fare in maniera che le 200 persone vivano in uno spazio che corrisponde a impronta ecologica 1. Questo è il mio. E come si ottiene questo obiettivo? Si ottiene prima di tutto costruendo delle case che non hanno bisogno di energia e quindi non emettono niente di carbonio. Sono delle case fatte di materiale completamente riciclabile, che poggiano su una piattaforma permeabile di 12x12, che sono modulari, perché una famiglia varia nel corso della vita delle persone, no? E quindi ci sono due moduli fondamentali, che sono i moduli tecnologici, il bagno e la cucina, e poi sono delle stanze che si possono mettere o togliere a seconda di come l'andamento della famiglia, che produce l'energia elettrica viene prodotta soltanto con fonti rinnovabili, col fotovoltaico, con la fermentazione anaerobica dei rifiuti organici, dei rifiuti, insomma, agricoli, e con del mini idroelettrico a acqua fluente sulle rocce, con un'autosufficienza alimentare
è prevista di fare l'uso di 75 essenze diverse per poter garantire questa cosa. Questa persona dice: io ho diciamo, un terreno molto ampio, dice, coltivo tre cose, pomodori, foraggio per le mucche per far parmigiano reggiano e cipolle. È il secondo produttore italiano delle cipolle che si mettono in barattoli, quindi le cipolle in realtà. 75 ne vuole di queste cose. E l'obiettivo è l'autosufficienza alimentare. È chiaro che se uno ha l'autosufficienza alimentare in inverno, in primavera e in estate ha una quantità di cose. Allora uno spaccio per poter vendere direttamente alle persone intorno, perché l'obiettivo di fondo che si pone è quello di costruire non una, un'isola, ma una penisola. Perché non un'isola? Perché non c'è salvezza individuale. Noi nella nostra casa, nel Monferrato, abbiamo cercato di comportarci in maniera decente. Cioè, abbiamo coibentato il sottotetto, abbiamo messo i doppi vetri evoluti, e facciamo la raccolta dell'acqua piovana, l'irrigazione goccia a goccia, ci riscaldiamo la legna, tutte queste cose qua. Però quando 2 anni fa è venuta una grandinata con dei chicchi grandi come uova, ha rotto il nostro tetto come ha rotto il tetto delle altre case. Non c'è salvezza, il cambiamento climatico non consente salvezza individuale. Se il monastero o questo luogo che cerca l'autosufficienza di reinterpretare scientificamente, no? L'autosufficienza alimentare ed energetica si moltiplica, o comunque resta una cosa che non ha un significato, quindi deve essere aperta verso l'esterno. Del resto i monasteri erano aperti verso l'esterno, non erano mai chiusi in se stessi, e anzi bisognerebbe fare in modo che in qualche modo le persone intorno possano partecipare a questa vita qui. In che modo? Per esempio ha previsto che intorno alla proprietà ci sia una recinzione fatta di alberi da frutta, e tutte le persone possono prendere la frutta dagli alberi, perché ogni casetta avrà i suoi alberi da frutta, perché il costo della frutta è la raccolta. La raccolta nella vita in campagna era sempre un momento corale, sempre un momento di festa. E da quando non è più un momento corale, non è più un momento di festa, perché l'agricoltura non è produzione per se stessi con vendita delle eccedenze, quindi di beni con la mercificazione del superfluo, cioè dell'impiù, diciamo, è diventata un'agricoltura per il mercato, e si è persa questa dimensione, la raccolta viene affidata agli extracomunitari pagandoli in una maniera, diciamo, vergognosa e sfruttando in una maniera vergognosa, quindi recuperare anche questo tipo di dimensione. C'è tutto altri elementi che consentono, per esempio, di favorire i rapporti comunitari e non soltanto dei rapporti mercantili. Dico solo un esempio, per non è previsto che le casette abbiano una cantina dove uno tenga un piccolo laboratorio di falegnameria o di meccanica, perché ognuno di noi ha un travanino, un flessibile, 4 cacciavite che adopera una volta ogni 2 anni e li adopera magari anche male. Molto meglio avere una grande officina meccanica, una grande officina di falegnameria a cui tutti gli abitanti dell'agrovillaggio possono accedere, perché magari c'è anche qualcuno, non soltanto è più fornita, ma fra tutti ci sarà qualcuno che sa usare bene questi strumenti e che è in grado anche di insegnarlo agli altri. Quando è uscito questo libro, quasi finito, quando è uscito questo libro io l'ho mandato tra le varie persone a Padre Zanotelli. Padre Zanotelli mi ha detto: dovreste andare a parlare di questo libro con i monasteri, perché i frati non le fanno più queste cose che tu hai scritto. E gli ho detto che era successo un fatto strano, che diversi monasteri mi avevano scritto, mi avevano chiesto di parlare con me. Perché? Perché avevano visto in quelle forme di teorizzazione quello che loro in qualche maniera stavano già facendo. C'era un processo che stava andando avanti. E l'ho visto in maniera anche molto diversificata, perché la cosa bella è che non c'è una regola quale per tutti. Mi hanno cercato della gente un po' strana, si chiamano i ricostruttori. Non so, avete mai sentito parlare dei ricostruttori? Padre Cappelletto, precisamente. Mi hanno detto,
sono dei preti cattolici che praticano, che uniscono, diciamo, la liturgia cattolica a forme di meditazione buddista. E si chiamano gli ostruttori perché vanno a ricostruire dei villaggi abbandonati. E quindi adesso sono andato in alcuni di questi qui e sono rimasti molto interessati perché loro hanno fatto queste scelte sulla base di una meditazione etica, fondamentalmente. Però non è che abbiano l'impostazione, diciamo, imprenditoriale in grado di fargli superare tutta una serie di problemi. Quindi mettersi in rapporto con chi ha fatto una scelta più di carattere imprenditoriale, come questo imprenditore di Parma che vi dicevo, gli aiuta a avere degli elementi. Ma la loro dimensione di carattere spirituale, che non è detto appunto che sia religioso, ma la spiritualità è un elemento che unifica tutti gli esseri umani, può arricchire il progetto di Parma di una dimensione ulteriore rispetto a quella che non ha effettivamente. E allora, diverse ne hanno cercato, ci sono delle esperienze più varie da questo punto di vista, tra laici e invece esperienze di tipo religioso. Ci stiamo studiando, non abbiamo ancora deciso, ma insomma ci piacerebbe fare un seminario fra tutti quelli che in qualche maniera sono venuti in contatto con questo libro e hanno trovato delle cose, diciamo, che potevano essere utili per loro, fare un seminario a Milano nei giorni dell'Expo per far vedere, innanzitutto per far conoscere le persone tra di loro, perché scambiandosi le esperienze possono magari superare degli errori, darsi dei consigli vicendevolmente, tutte queste cose qua, diciamo, ma soprattutto per far vedere che questo discorso di alimentare il pianeta e di energia per la vita, che è un grosso alibi per una speculazione vergognosa, senza senso, può essere invece declinato in maniera autentica e vera, e lo stanno declinando in maniera autentica e vera tutta una serie di persone che oggi sono messe su questa strada. E allora io ho avuto una conferma ancora una volta che le cose che ho scritto non sono cose che io mi sono inventato, bene, ma sono cose che mettono ordine e danno una dignità culturale a delle esperienze che sono già in corso. E queste esperienze sono in corso perché una società che mercifica tutto, che ha ridotto il lavoro a un fare non qualitativo finalizzato a fare sempre di più e così via, è arrivata a capolinea. Cioè, questo tipo di società non ha più tanto spazio davanti a sé. E tutte le contraddizioni che esplodono oggi si vedono. Ci sono contraddizioni a livello internazionale sempre più forti, problemi di carattere ambientale, problemi di carattere economico, non c'è lavoro per i giovani, non c'è occupazione, così che hanno avuto la faccia nostra di scrivere e dice finalmente l'occupazione è scesa al 42%. Ma che cazzo dici? Vuol dire il 42% è scesa? Cioè, perché prima era 42,1, ma 42 è una cosa mostruosa, non è che uno... Allora, tutte queste cose fanno capire che probabilmente l'epoca storica cominciata 250 anni fa con la rivoluzione industriale si sta chiudendo, e si sta chiudendo anche in maniera piuttosto drammatica. In questo momento vengono fuori soprattutto le persone che vivono con disagio esistenziale in questo modo, in questa maniera di vivere, cercano delle soluzioni di carattere diverso. E allora il compito nostro, il compito del Transition Town, il compito di Slow Food, almeno della parte di Slow Food, cioè di tutte quelle associazioni che stanno cercando di dare vita a modi di vita diverso, oggi è quello di mettere insieme queste esperienze, rafforzarle vicendevolmente e far vedere che un altro mondo, un altro modo di lavorare, un altro modo di rapportarsi con se stessi, con gli altri e con la terra, non solo è possibile, ma si sta già praticando, perché soltanto se si fanno queste cose si è in grado di essere persuasivi. Per noi, diciamo, uno dei motti di fondo della nostra scelta, ma credo che sia anche per il Transition Town, è la frase gambiana: sì, il cambiamento è come vedere nel mondo. Se vuoi vederlo nel mondo, comincia a applicarlo nella tua vita, fallo. Non fermarti ad applicarlo nella tua vita, impegnati anche a venire nel mondo. Grazie.